Bella a tutti ragazzi, Coorgasmic, che sono qui con un altro episodio del Balotelli Road to Milan. Come avevo detto nell'episodio scorso, avrei comprato giocatori oro rari perché i giocatori che sono rimasti non rari non mi fanno impazzire, sono tipo Silvestre, Mate, quei giocatori lì che non mi interessano. E quindi appunto prendo Montolivo per pochi crediti, come avete visto. Quello che andremo a trattare oggi come discussione, visto che adesso in ogni episodio introdurrò una discussione così per rimanere un po' attivi anche nei commenti, volevo chiedere semplicemente qual è la squadra che tifate, qual è quindi la vostra fede calcistica e quale squadra voi simpatizzate magari all'estero. Anche, cioè solo una squadra, ditemi. Cioè solo la vostra squadra e quella che simpatizzate, solo una però. E io invece, vabbè, sapete tutti, credo tutti che io comunque tifo Milan, vista un po' anche la serie, e all'estero simpatizzo parecchie squadre, però se ne devo scegliere una, direi il Southampton di Pochettino, che mi piace assai, quest'anno mi sta piacendo veramente tanto. E comunque andiamo un po' a commentare la partita. Sono 3-1 dopo questo gol di Credo Emanuelson, che è veramente un ottimo giocatore, l'abbiamo visto nell'episodio scorso e lo vediamo anche qui. Grande cazzata di Bonera, Zaccardo ovviamente non arriverebbe mai su quel pallone e Amelia non ci proverebbe neanche a prenderlo quel tiro lì. E quindi il mio avversario va sul 3-2, poi io con Emanuelson che faccio una grandissima azione, tiro. Credo abbia tirato sì col suo piede, col sinistro, fa un bellissimo gol a mio avviso, 2-4 finisce l'incontro e vinco non so quanti crediti, 633. Una partita assolutamente meritata, vittoria netta, ecco. Dopo questa partita vado a prendere Abate perché De Sciglio si era infortunato per 2 partite e non mi andava di comprare una guarigione, tanto avrei comunque dovuto comprare Abate in futuro. Decido di iniziare il torneo, visto che c'è il torneo One Club Cup, quello che è, bisogna avere 11 titolari della stessa squadra, e visto che ce li ho, anche se ho saponare argento, però vabbè, provo a cercare un avversario per questa partita e trovo un avversario che aveva il Milan, anche lui, non è molto bella come squadra secondo me. Nel senso che è fatta un po' male, cioè non mi piace tantissimo quel Robinho attaccante. Io avevo in mente di usare Robinho prima, cioè di non usare Robinho ma mettere Balotelli su unica punta, però vabbè, poi lo vedremo in futuro. L'avversario passa in vantaggio con un gran gol di Kakà, un colpo di classe, praticamente l'unica occasione che ha avuto. Finisce 1-0, io ho avuto anch'io tantissime occasioni, un solo tiro in porta ho fatto, però tutti gli altri tiri che ho fatto, che sono finiti fuori di pochissimo, sono andati. Cioè, appunto, fuori di pochissimo, sono state occasioni clamorose. E per cui ho preso anche 2 pali, se non sbaglio. Nella stessa azione, forse, non mi ricordo, sinceramente. Comunque, compro Robinho perché mi serviva un'altra punta. Non ho preso Mate, ho preso appunto Robinho, che ha almeno 4 stelle abilità, un po' di skill davanti, da sostituire a Pazzini perché era un po' stanco, dovevo farlo riposare. Terza e ultima partita, becco questo avversario che era un po' un deficiente. Adesso vedrete il perché. Ha questa squadra brasiliana con un Manuel messo lì a caso, però era veramente una buona squadra. Zaccardo, guardate che puttanata che fa, incredibile. E l'avversario senza meriti passa in vantaggio con Sissé. E invece poi dopo tantissime azioni mie non riuscivo a segnare, poi con Robinho mi invento sta cosa, credo fosse Robinho, non mi ricordo. E poi arriva il gol di Balotelli, no, forse non era Robinho che ha fatto l'assist, vabbè, poca importanza. Arriva il gol di Balotelli che mi porta sull'1-1, esultanza alla Robin Hood per lui. Sono un po' limitato con l'esultanza da fare perché, boh, non lo so. Comunque, l'avversario appena a palla mette in pausa e quitta. Inspiegabilmente sull'1-1 mancava ancora una mezz'ora abbondante. E quitta, quindi mi fa vincere la partita. Ben venga, cazzi tuoi. Sinceramente, l'unica cosa che mi è dispiaciuta per i pochi crediti che ho avuto. In ogni caso, probabilmente la partita l'avrei vinta perché stavo attaccando veramente molto. Quindi l'episodio si conclude qui perché le 3 partite sono appunto finite. E vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace a 250 mi piace. Uscirà un nuovo video, un nuovo episodio. Non lo so se uscirà domani perché forse ho un po' da fare in questo periodo e quindi ho un po' meno tempo, anche perché dovrei iniziare anche un po' a studiare.
E quindi cercherò di registrare, però al massimo se non riesco a far uscire l'episodio domani, uscirà dopodomani, senza dubbio. Intanto scarto Amelia perché senza contratto non mi va di prendere un contratto e andrò a ricomprare Amelia. Comunque, ragazzi, appunto l'episodio finisce qui, 250 mi piace. Al prossimo episodio lasciate un commento rispondendo alla domanda che vi ho fatto in precedenza, cioè qual è la vostra fede calcistica e quale squadra estera voi supportate o preferite. Ovviamente consigliatemi qualche giocatore oro raro da comprare che costi poco. Badate bene che ho pochissimi crediti adesso e quindi dovrò aspettare. Non potrò fare un acquisto all'inizio dell'episodio, dovrò aspettare una partita. Quindi consigliatemi i giocatori da prendere. Ovviamente, ragazzi, iscrivetevi al canale e alla mia pagina Facebook. Il link lo trovate sempre in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Bella raga!